Buongiorno a tutte e tutti, iniziamo. Prendo solo un minuto per presentarmi e per introdurre l'incontro. Sono Laura Gnan, sono la responsabile dell'ufficio Progetto Giovani e del punto Europe Direct che fa capo all'ufficio e che ha come obiettivo la promozione dell'informazione su tutte le attività dell'Unione Europea, proprio per favorire la conoscenza e la coesione che porta alla costruzione di questa importante comunità. Per cui è un piacere per noi oggi ospitare questo incontro che ci ha proposto l'Associazione Mazziniana, qui rappresentata dalla dottoressa Scala, a cui passo subito la parola per l'introduzione all'incontro che terrà appunto il professor Gilberto Muraro, che è un piacere per la nostra amministrazione ospitare qui oggi. Grazie. Buongiorno ragazzi, come vi diceva la dottoressa Gnan, sono Aurora Scala e sono presidente dell'Associazione Mazziniana. Due parole soltanto per dirvi cos'è l'associazione. È un'associazione di vecchia data, nel senso che a livello nazionale è sorto già nel 1943, e la data 1943 vi indica già un periodo in cui eravamo ancora in guerra. Infatti è un'associazione nata in clandestinità perché voleva combattere la dittatura, quindi ogni forma di esercizio coercitorio, e quindi voleva essere una nuova alba verso un futuro di libertà e di democrazia. Quindi questa associazione ha incominciato a vivere clandestinamente, ma poi ufficialmente, quindi già subito dopo la guerra, è sorta ad avere numerosi adepti in condizioni molto, molto favorevoli. Ecco, in Padova invece è sorta nel 1970 e quindi da allora a Padova è un'associazione culturale che si occupa di storia ma anche di attualità, come il tema di cui appunto trattiamo oggi. Perché trattiamo dell'Europa? Ve lo spiegherà naturalmente e sicuramente il professor Gilberto Muraro, però chiaramente legato a Mazzini. Mazzini, antesignano dell'idea della giovane Europa, nel 1834 la fondò. Prima aveva fondato la Giovane Italia nel 1831, però nel 1834 fondò la Giovane Europa con lo scopo appunto che tutti gli abitanti, no, che vivessero così sul suolo europeo fossero affratellati dalle stesse idee repubblicane, democratiche e di libertà. Quindi, così come aveva sognato un'Italia, una libera e indipendente, così sperava che ci fosse anche un'Europa, una libera e indipendente. Vi dico solo due parole riguardo alla funzione che svolgiamo, che è semplicemente di aiutare in un certo senso i cittadini a esplorare nuove anche vie di comunicazione che portino a trattare questi argomenti di libertà, di democrazia, di nuovo futuro anche per le giovani generazioni, su appunto temi che interessano tanto gli adulti quanto i giovani. Per i giovani noi ci rivolgiamo soprattutto a ragazzi delle scuole superiori e soprattutto all'ultimo biennio, cioè quarta e quinta di tutte le scuole di Padova e provincia, ma cominceremo a farlo anche con le scuole di Rovigo.
Per gli adulti invece noi facciamo delle conferenze che si svolgono in aule istituzionali, cittadine, comunali, su temi di attualità che interessano insomma un po' tutti, ma anche su argomenti di storia legati non soltanto alla storia del Risorgimento, ma anche a eventi che hanno costituito che sono stati importanti anche per lo sviluppo, diciamo così, della nostra nazione. E mi riferisco quindi a argomenti che sviluppano i concetti di libertà, di democrazia sempre e di apertura verso l'Europa, e che sono poi gli argomenti su cui si fondava il pensiero mazziniano. Quest'anno abbiamo istituito anche un corso di formazione per docenti proprio sulla cittadinanza europea. Andiamo subito ad iniziare, vi presento il professor Gilberto Muraro. Vi leggo il suo curriculum proprio sintetico per far prima: professore emerito di scienza delle finanze all'Università di Padova, socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e delle Accademie di Padova, Rovigo e Vicenza. È stato rettore dell'Università di Padova, presidente della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica, della Società Italiana di Economia Pubblica, dell'Associazione Italiana di Economia Sanitaria, del Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, delegato italiano al Gruppo degli Esperti Economici del Comitato Ambiente dell'OCSE. Ha pubblicato oltre 150 saggi, ha compiuto ricerche a Cambridge e all'Università di California, Santa Barbara e Berkeley. È stato presidente della Cassa di Risparmio del Veneto, nonché amministratore e sindaco in diverse società, sia in campo manifatturiero sia nel settore dei servizi. È attualmente presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e vicepresidente di Sinloc, società per azioni di Padova. Noi siamo orgogliosi di averlo come nostro socio ordinario, diciamo, della nostra associazione, per cui spero che costituisca per voi una grande opportunità sentirlo. Lascio la parola al professore. Buongiorno a tutte e a tutti, un sincero ringraziamento ai docenti, alle studentesse e agli studenti che mi dedicate il vostro tempo. Avete sentito dal mio curriculum che ho combinato qualcosa nella vita, che significa che sono vecchio, ecco, e quindi mi è particolarmente gradevole essere tra giovani perché mi sento anch'io un pochino più giovane. Parliamo di Europa e parliamo di Europa così come la vaticinava Mazzini, no? Che, come ha ricordato la professoressa Scala, è considerato un precursore, visto che già nel 1834 creò la Giovane Europa. In realtà Mazzini venne sconfitto dal Novecento, tutti i sogni suoi e di generosi utopisti che vedevano nella nazionalità la soluzione di ogni problema. I despoti fanno le guerre, le nazioni vivono in pace e ognuna contribuisce al paniere comune. Quindi con una concezione di unità nella diversità che poi troveremo anche nella storia recente. Il Novecento invece voi sapete che fu l'eccesso dei nazionalismi a provocare guerre disastrose. Però, ecco, finita la Seconda Guerra Mondiale, che fu un'ecatombe, la gente ritornò a pensare che non c'era altra soluzione se si voleva sopravvivere che cercare di convivere, anzi cercare di unirsi. Quindi nasce questa spinta verso l'Unione Europea. La storia dell'Unione Europea è una storia che ci interessa perché siamo cittadini europei, ma anche una storia interessante sul piano intellettuale perché va controcorrente. In particolare voi sapete che noi abbiamo, assieme ad altri numerosi paesi del continente, abbiamo la moneta unica.
ma non abbiamo ancora gli Stati Uniti d'Europa. Allora è la prima volta nella storia che una moneta arriva prima delle istituzioni politiche, no? Noi siamo abituati ad associare l'idea della moneta a uno Stato sovrano che esprime la sua sovranità anche battendo moneta. Ecco, però è una storia che regge, quindi è una storia controintuitiva, ma anche per questo interessante. Allora, cominciamo con il raccontare un attimo con molta velocità la storia. Io poi vi lascio queste slide, ho voluto fare un percorso completo, ma naturalmente dovrò saltare da un argomento all'altro per riuscire a restare in tempi ragionevoli. Ad ogni modo, qui avete un po' il filo di questa narrazione. Quindi verso l'Unione Europea le motivazioni, come dicevo poc'anzi, sono squisitamente politiche. Non più le decine di milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale, in più la minaccia del blocco sovietico che allora era militarmente estremamente forte, e quindi questo spinge a unirsi, a puntare all'unità. Quindi vedete motivazioni politiche. E allora perché non andare avanti sulla strada politica e poi l'economia seguirà? E così viene fatto in effetti col tentativo di creare subito un esercito europeo. Ma la proposta che venne avanzata da un politico francese illuminato, Mendès France, venne bocciata proprio dal Parlamento francese che al momento del re della Rassione, del decidere se accettare o no il trattato di questa comunità europea di difesa, preferì tenersi la bomba atomica praticamente che sarebbe stata appunto messa a disposizione dell'Europa e la Francia ce l'aveva e l'ha voluta tenere per sé. Chiuso allora il percorso politico, cosa si doveva fare? Qualcuno diceva non è andata pazienza, ne parliamo tra un secolo, magari dopo una terza guerra che avrà fatto centinaia di milioni di morti anziché decine di milioni. Per fortuna avevamo in Europa dei leaders di grande statura che hanno deciso di andare avanti comunque. Andare avanti come? Anziché attraverso l'impeto della soluzione politica, attraverso il lungo percorso attraverso le istituzioni economiche. Quindi mettiamoci assieme sul piano economico, cerchiamo di stringere patti sempre più unificanti fino a che arriveremo anche allo sbocco politico e avremo gli Stati Uniti d'Europa come federazione appunto che si aggiunge agli Stati Uniti d'America. Quindi il primo concetto che vi voglio trasmettere è questo: noi siamo su una strada lenta e faticosa. Dalla Seconda Guerra Mondiale voi sapete quanti anni ci separano e non abbiamo ancora gli Stati Uniti d'Europa. Ecco. Allora uno può dire è stato un fallimento questa storia, invece no, uno può anche dire no, io vedo il bicchiere mezzo pieno, è stato un successo perché si sa che la storia attraverso questi percorsi istituzionali è lenta, faticosa, c'è un passo avanti, mezzo passo indietro, quindi quello che abbiamo realizzato è già abbastanza per indurci a continuare. Quindi ecco che rispetto alla successione storica usuale, prima la politica, poi viene l'economia, noi abbiamo scelto in Europa per necessità, sottolineo, la strada inversa. Prima l'economia e poi la politica arriverà. Emblematico di questo percorso è il Parlamento europeo, che nasce subito, ma nasce come espressione di parlamenti nazionali e soltanto nel 1979, quindi dopo 20 anni di vita comunitaria, arriva ad essere eletto dai cittadini. E non è ancora il Parlamento con piena facoltà legislativa che esiste negli Stati nazionali, è un Parlamento che collabora con i rappresentanti degli Stati nella funzione legislativa. Ecco, i cenni storici ve li lascio poi per la vostra meditazione, si comincia col mettere assieme le due risorse tipiche per far la guerra, il carbone e l'acciaio, quindi si crea una comunità che amministri queste risorse. Poi si va avanti, l'Unione Dogana, nel 1957 il Trattato di Roma che stabilisce la Comunità Economica Europea, e questo è il vero punto di partenza della storia, che dapprima genera cosa? Genera appunto l'unità economica, quindi via i dazi tra un paese e l'altro, facciamo una unione doganale e poi arriviamo anche al mercato unico. Cosa vuol dire mercato unico? Vuol dire che c'è piena libertà di movimento per beni, servizi, persone e capitale. Quindi praticamente dal punto di vista economico si crea il mercato unico. Operare economicamente in Italia o in Germania o in Francia è la stessa cosa.
Poi difficoltà ce ne sono sempre, ma dal punto di vista istituzionale tutte le barriere vengono rimosse, quindi si crea il mercato unico. Arrivati al mercato unico, e nel frattempo sono passati 30 anni quasi dal primo passo, uno dice adesso ci serve anche la moneta unica. Se vogliamo veramente creare l'unità economica bisogna che ci sia trasparenza, e la trasparenza è assicurata o da un sistema di cambi fissi, il marco vale 1.000 lire, però è difficile tenere un sistema di cambi fissi, bisogna arrivare alla moneta unica, e quindi si decide di fare il grande salto della moneta unica, e qui è il trattato di Maastricht che segna un altro, quindi il trattato di Roma nel 57, il trattato di Maastricht nel 92, entra in vigore nel 93. Nel 93 non tutti gli stati che aderivano alla comunità economica europea, ma una buona parte di essi, si stringe in questa alleanza avanzata che dice adottiamo la moneta unica. Un altro passaggio importante è quello della Costituzione. La Costituzione viene tentata come coronamento di questo lungo cammino verso la unificazione, perché naturalmente è il passaggio cruciale. Un popolo che si riconosce di uno Stato, sia pure federale, si dà una Costituzione. Allora, anche qui il passo avanti e il passo indietro a cui accennavo, nel senso che la Costituzione viene pensata, viene approvata dagli organismi europei, ma dopo deve essere ratificata naturalmente dai parlamenti dei singoli Stati. E lì succede il patatrac, perché Francia e Olanda dicono di no, e quindi di Costituzione europea non se ne parla. Di nuovo, vedete che è una storia di delusioni, ma di anche volontà di andare avanti. Cosa si fa? Si chiude la partita? No. Tutti quelli che erano i principi che erano stati elaborati per la Costituzione dei popoli europei vengono travasati un trattato. Non è la stessa roba dal punto di vista giuridico, perché la Costituzione vuol dire un popolo che si dà la sua, in Germania la chiamano la legge fondamentale, Grundgesetz. Invece qui siamo di fronte a un trattato, quindi sono stati che rimangono nazionali con i loro poteri sovrani, che però concertano di seguire i principi che facevano parte idealmente della Costituzione. Quindi abbiamo la sostanza però attraverso una strada diversa. Quindi la Costituzione formalmente non c'è, abbiamo per fortuna l'approvazione unanime da parte di tutti gli Stati con il Trattato di Lisbona di quelli che noi riteniamo i principi fondamentali che avremmo voluto avere come Costituzione. Ecco la conclusione di questa storia, se vogliamo fare la fotografia ad oggi. L'Unione Europea, quindi 1957 nasce la Comunità Economica Europea, poi si trasforma in Unione Europea, che aggrega sempre più paesi. All'inizio erano soltanto 6 paesi che avevano iniziato questa strada di unificazione, no? Francia, Germania e Italia, e poi 3 paesi del Benelux, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Poi poco a poco vedete che arriviamo a occupare l'intero continente occidentale, e quindi oggi sono 27 paesi, erano 28 con il Regno Unito. Il Regno Unito però nel 2020 ha deciso di andarsene per la sua strada. E quindi avrete sentito il termine Brexit, è la Bretagna che esce dall'Unione Europea. Siamo rimasti comunque un blocco molto importante, 27 paesi, 447 milioni di abitanti, ossia il 5,7% della popolazione mondiale. Il PIL, lo vedete la riga dopo, cos'è sto PIL? Prodotto interno lordo, immagino che l'abbiate già sentito nominare, è una misura di quella che è l'attività produttiva di un paese. Mettiamo assieme tutto quanto, dai balletti alla Scala alle navi della Fincantieri, diamo una valutazione monetaria e diciamo questo è il prodotto interno lordo, che quindi rappresenta quello che potrebbe essere considerato come il valore aggiunto di una impresa, no? Allora, quello che vi invito a pensare, dopo li dimenticherete tra 2 minuti, ma il concetto è importante. Vedete, in termini di popolazione l'Unione Europea rappresenta il 5,7% della popolazione mondiale. In termini di incidenza sul prodotto lordo del pianeta rappresenta il 17,8%, il che vuol dire che siamo un'isola ricca. Abbiamo tanti problemi, ma ricordatevi
che è necessario acquisire questa visione planetaria, e nel pianeta l'Europa è un'isola felice che va salvata. Principali istituzioni politiche di questo blocco, prima di abbandonare il PIL, vedete che ci stanno davanti gli Stati Uniti e la Cina. La Cina ci supera di poco, ma fra qualche anno ci supererà di molto, perché la velocità di crescita della Cina è molto superiore a quella degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Quindi basta estrapolare nel tempo e vedrete che le posizioni si invertono. E questo vi dà già un'immagine di un concetto politico molto importante. Il mondo vede dei grandi players, dei grandi giocatori. Ha senso dire l'Unione Europea dialoga con l'USA, dialoga con la Cina, ha poco senso dire che un singolo paese dialoga con questi colossi. Dialoga ma con posizioni nettamente separate dal punto di vista del potere, della gerarchia. Quindi già questo trasmette l'immagine, è solo l'Unione Europea può competere con Stati Uniti e con la Cina, senza contare altri grandi aree economiche che vengono avanti, l'area del sud-est asiatico, l'area indiana, e quindi dobbiamo abituarci a dire noi siamo un'isola felice che però vede, naviga in un mondo in cui giocano grandi istituzioni politiche. Allora, torniamo all'Unione Europea, vedete le istituzioni politiche, abbiamo un Parlamento che ha acquisito potere, non è ancora, come vi dicevo prima, il Parlamento che ha pienamente ed esclusivamente la funzione legislativa, la deve condividere con i rappresentanti degli Stati, però ha parecchio potere. Il Consiglio europeo è quello che condivide il potere legislativo, è formato dai capi di Stato e di Governo che dettano gli indirizzi strategici dell'Unione, poi c'è un Consiglio dell'Europa, tutte sigle che ci interessano poco, ma per dire ci sono ancora molte presenze del tipo interstatuale, perché non siamo ancora la federazione. Di federazione c'è il Parlamento, c'è la Commissione europea che rappresenterebbe il governo e c'è la Corte di giustizia europea. Quindi se vogliamo un attimo sintetizzare, voi sapete no, la tripartizione dei poteri che predicata dal Montesquieu che fa parte dell'essenza degli stati liberali. Non c'è un unico centro di potere, sono tre centri di potere che in qualche maniera si autocontrollano, si controllano a vicenda. Quindi abbiamo la funzione legislativa, abbiamo la funzione esecutiva, la funzione giudiziaria. Ecco, allora la funzione esecutiva, Commissione europea, il governo. La funzione giudiziaria, Corte di giustizia europea, che prevale sul diritto anche sulle sentenze nazionali. Quindi questa è effettivamente una creazione comunitaria. La funzione legislativa, che è naturalmente la più importante delle tre, questa è ancora invece condivisa. Parlamento europeo, ma anche Consiglio europeo. È chiaro? Vi dicevo che all'interno dell'Unione Europea, 27 Stati, la maggioranza ha deciso di unirsi anche con una moneta unica. Quindi nel 1999 nasce l'euro, moneta unica, che sostituisce in Italia la lira, sostituisce il marco, eccetera. E che riunisce 20 paesi, 343 milioni di abitanti, 4,3% della popolazione mondiale, 15% del PIL. E come istituzioni? Beh, sono le istituzioni della Comunità Economica Europea, dell'Unione Europea, perché non è che sia separato, è all'interno dell'Unione Europea che si è formato all'Eurozona. Quindi tutte le istituzioni dell'Europa rimangono valide anche per i paesi che si sono stretti in questa ulteriore unione monetaria che appunto ha dato vita all'Eurozona. Però c'è un'istituzione in più nell'Eurozona che interessa soltanto i paesi che hanno deciso di adottare la moneta unica ed è la banca centrale che regola la moneta unica. In Italia cosa abbiamo? Abbiamo la Banca d'Italia e fino alla creazione dell'euro la Banca d'Italia stampava le lire. Okay? Adesso la stampa avviene ancora in maniera decentrata, ma chi decide quanti euro stampare è un nuovo organismo, non più la Banca d'Italia, la Banca di Francia, la Bundesbank in Germania, ma è la Banca Centrale Europea che ha sede a Francoforte. E questa è la vera istituzione nuova creata nel panorama europeo.
Una banca che è fatta di rappresentanti delle banche centrali nazionali che sopravvivono, ma sopravvivono come, come dire, braccio esecutivo della Banca Centrale Europea. Il potere è nella Banca Centrale Europea. E difatti vedete che se qualcuno si diletta di economia, si guarda cosa farà la Banca Centrale Europea, metterà più moneta, meno moneta nel sistema, alzerà i tassi di interesse. Ecco, chi è la Presidente? Vi do già l'assist. Chi è la Presidente della Banca Centrale Europea? Bravo, Lagarde. Ecco. Quindi insomma sono anche personaggi che cominciano a far parte della nostra storia quotidiana perché influenzano la nostra storia quotidiana. Se la Banca Centrale Europea ritira moneta, alza i tassi di interesse, beh, c'è una stretta economica. La produzione viene un po' strangolata. Se invece c'è molta disoccupazione, allora la Banca Centrale Europea allarga i cordoni e si cerca di stimolare la ripresa. Introduco un piccolo concetto economico. La Banca Centrale Europea può essere, come dire, retta da linee guida molto diversificate. Nel caso nostro, della Banca Centrale Europea, il modello che è stato scelto è quello della Banca Centrale di Germania, la quale è assolutamente indipendente dal governo e ha come compito statutario quello di garantire la stabilità dei prezzi. Qualcuno saprà che in Germania, no, dopo la Prima Guerra Mondiale c'è stata l'iperinflazione, praticamente un miliardo di marchi per prendere il biglietto del tram, quindi praticamente annullata la moneta. Questo ha inciso profondamente nella mentalità tedesca, che vede l'inflazione come un grande nemico. Quindi si è creata la Banca Centrale Europea con questo stimolo. È diverso dalle altre banche centrali, forse che le altre banche centrali non si interessano di stabilità, ma certamente si interessano di stabilità dei prezzi. Però assieme anche alle altre funzioni pubbliche, quindi la Banca Centrale dello Stato Nazionale è alleata del governo e insieme, diciamo, decidono di guardare alla stabilità dei prezzi e quindi lotta all'inflazione, ma anche alla disoccupazione a livello produttivo. Ok? Ecco, invece nel modello che abbiamo scelto noi i poteri sono separati. La Banca Centrale Europea deve dare la sicurezza a tutti i paesi interni e all'estero che la moneta è salvaguardata. Se c'è disoccupazione ci pensi il governo con dei programmi ad hoc che siano di stimolo all'attività economica. Ecco, i principi dell'Unione Europea sono presto detti, innanzitutto lo Stato di diritto. Per entrare a far parte dell'Unione Europea uno Stato deve essere in regola con i principi della democrazia liberale. Quindi tripartizione di poteri, ci deve essere un Parlamento eletto democraticamente, un governo eletto dal Parlamento o dal popolo, ci deve essere un potere giudiziario autonomo. Secondo principio, economia sociale di mercato, e questa è stata naturalmente la grande scelta sul piano economico che è stata fatta nel momento stesso in cui si è costituita la Comunità Economica Europea, Trattato di Roma nel 1957. Qual è l'alternativa? L'alternativa è quella invece di un'economia collettivista, come era nella realtà sovietica a quei tempi, in cui bisognava fare appunto la grande scelta. Quindi l'Europa fa la scelta dell'economia di mercato, economia che immagino sia a vostra conoscenza, in cui c'è libertà di impresa, libertà di accumulazione e quant'altro. Però economia sociale di mercato, cioè il fatto di avere passato la Seconda Guerra Mondiale, di avere una storia diversa rispetto agli Stati Uniti, fa sì che ci sia questa differenza all'interno dell'economia di mercato, che è un principio che raggruppa tutto l'Occidente. Noi parliamo di economia sociale di mercato perché nell'Europa, rispetto agli Stati Uniti, l'interferenza dello Stato nell'economia è più pregnante. E quindi noi abbiamo in particolare la differenza di quello che veniva chiamato il welfare state, lo Stato sociale. È lo Stato che garantisce la scuola per tutti, la sanità per tutti, la previdenza per tutti. In America ci sono anche programmi pubblici, ma essenzialmente lì no, si dice uno deve concorrere all'economia, ricavarne il giusto profitto e con quello si
paga le tasse scolastiche, si paga gli ospedali e si fa la previdenza. Quindi un modello che non abbiamo il tempo di approfondire, ma insomma diverso. Quindi noi siamo economia di mercato, ma economia sociale di mercato. Sussidiarietà è l'altro principio, che vuol dire che si riconosce che ci sono prima gli Stati. Quello che gli Stati non riescono a fare si fa a livello europeo. Quindi l'attività europea è sussidiaria rispetto alle attività nazionali. E questo è un principio creato in Europa, che poi è stato travasato anche nella nostra Costituzione, che ha avuto una modifica nel 2001, proprio per quanto riguarda il rapporto Stato-Regioni, e nella riforma del 2001 si dice appunto, si usa per la prima volta questo termine sussidiarietà. Sussidiarietà nel senso che il livello più alto di governo entra in campo solo quando il livello più basso non ce la fa, quindi l'attività amministrativa in mano ai comuni, quello che i comuni non fanno fanno le regioni, quello che le regioni non riescono a fare o farebbero peggio lo fa lo Stato. Questo è il concetto di sussidiarietà verticale. E poi c'è la sussidiarietà orizzontale. I cittadini devono darsi da fare per il bene comune. Quindi devono sviluppare questo senso che va sotto l'etichetta di welfare community, di una comunità solidale che pensa al benessere comune. E lo Stato, con le sue istituzioni e con le sue articolazioni di governo, quindi lo Stato, le regioni, i comuni, devono aiutare queste iniziative spontanee della comunità, vederle proprio appunto come una sussidiarietà che va sviluppata. E infine la disciplina fiscale, questo è il punto più ostico, su cui mi limito a pochi cenni, ma anche più importante nella politica di unificazione. I paesi decidono di mettersi assieme e bisogna avere qualche regola di comportamento. Come se andaste in cordata su una parete e decidete di fare la cordata comune, bisogna che insomma vi mettiate d'accordo su quella che è la strada da seguire e soprattutto su quella che è l'andamento, la velocità di marcia. Perché se uno ritarda costantemente, allora si dice, senti, auguri, vai su per conto tuo. Ecco, questo è il problema di mettersi insieme. Bisogna avere qualche regola di comportamento, se no qualcuno dice, c'è qualcuno che fa il furbo, si fa trascinare anziché camminare con le sue gambe e aiutare a portare il peso comune. Quindi disciplina fiscale. Gli Stati rimangono sovrani, ma si impegnano a tenere i conti pubblici in ordine. E quindi le regole che avrete sentito magari nominare, non più del 3% di deficit. Deficit è un termine che conoscete, perché se lo si impara presto, quando ero giovane, è quello che compravo e quello che ricevevo di paghetta dovevo farli quadrare, nessuno mi dava credito. Quindi bisogna che anche lo Stato sia parsimonioso e assicuri la copertura delle spese mediante entrate raccolte con imposte sul proprio territorio, al massimo il 3% di deficit. E poi i deficit si accumulano nel tempo, formano il debito. Quanto debito? Anche questo deve essere in termini ragionevoli, si parlava del 60% rispetto al prodotto interno lordo. Il debito di per sé non può essere definito alto e basso, dipende dalla potenza economica, no? Come dipende anche a livello individuale da quello che è, insomma, il debito per un ragazzo non è il debito per un capo famiglia. Quindi lo si rapporta a cosa? Lo si rapporta a quello che è il potere economico del paese. Quindi si mette una regola, debito fratto PIL è non superiore a, e il numero che è venuto fuori, non superiore al 60%. E naturalmente studierete in seguito il perché il 60 o non il 70. Queste sono le due regole fondamentali che vengono messe alla base dell'Unione Europea. Eccole qua, quindi ho anticipato. Trattato di Maastricht le consolida, deficit annuale non deve superare il 3% del PIL, debito pubblico non deve superare il 60% del PIL, in caso contrario lo Stato deve intervenire per ripristinare questi valori. Nel momento in cui siamo entrati nell'euro, e abbiamo quindi firmato anche noi il trattato di Maastricht, all'Italia e al Belgio è stato fatto uno sconto, perché noi avevamo un debito che era il doppio di quello consentito. E allora hanno detto, va bene,
vi assumete l'impegno di andare verso la normalità in un congruo periodo di tempo. Quindi quello che era una condizione da rispettare oggi è stata trasformata in un obiettivo a tendere. Andate verso quella strada. Purtroppo non ci siamo andati, il nostro debito pubblico era il 120% quando siamo entrati, adesso è addirittura il 145%. Quindi la credibilità dell'Italia sul piano finanziario è zero. Di questo dobbiamo essere consapevoli. L'euro ci dà grossi vantaggi, quindi l'euro inizia nel 1999 come moneta di conto, nel 2002 diventa la valuta corrente, scaccia tutte le altre per i paesi aderenti e quindi non abbiamo più le lire, abbiamo gli euro in tasca. E ci dà una tranquillità formidabile, quindi noi che avevamo alle spalle anni di inflazione abbastanza elevata, in alcuni anni addirittura siamo arrivati a livelli sudamericani del 20%, con l'euro azzeriamo l'inflazione, perché lì c'è la guida appunto della BCE, secondo il modello tedesco, che assicura inflazione zero. Moneta strettamente regolata. E questo rappresentava un grandissimo vantaggio che non abbiamo purtroppo saputo sfruttare appieno, di mettere ordine un po' nella nostra finanza, di mettere ordine nella nostra struttura economica, perché lo Stato che è molto indebitato vede come una manna l'abbassamento dei tassi. Immaginate che voi abbiate ricevuto un prestito da un vostro amico, li dovete ritornare, spero che non vi faccia pagare anche gli interessi, ma se vi facesse pagare gli interessi, no, voi avete il carico della restituzione del debito più il pagamento degli interessi. Se gli interessi si abbassano, respirate, se gli interessi si alzano è un ulteriore fardello. Il nostro paese ha avuto appunto questa manna dal cielo di anni di interessi molto bassi, di cui non ha saputo approfittare per ridurre il debito pubblico, che anzi è andato crescendo. E questo ha pesato molto nei rapporti politici e psicologici fra l'Italia e l'Europa. Va bene, questo euro che va bene per i primi 10 anni entra dopo in crisi. Entra in crisi il caso della Grecia, il caso dell'Italia con alto debito, subisce insomma degli attacchi della finanza internazionale, della speculazione internazionale che fanno temere che non possa reggere. E lì forse ricorderete a livello folcloristico capo della BCE, in quel tempo era un italiano, lo sapete chi era, Mario Draghi, che nel 2012 fa il famoso discorso di Londra: guardate che la BCE sosterrà l'euro, e aggiunge una parola che è magica. Whatever it takes, bravissimo, a qualsiasi costo. Allora, nel momento in cui una banca centrale continentale come la BCE fa questa affermazione, la speculazione cessa, perché è inutile sbattere la testa, gli speculatori non hanno né simpatie né antipatie, fanno i loro interessi, quindi se vedono, no, come in natura, la preda debole la aggrediscono, se vedono la preda forte se ne astengono. Quindi la speculazione cessa, l'euro si salva. Però i paesi, una volta rientrati nell'ordine, dico adesso però non vogliamo più ritornare in questa situazione, che si deve a cosa? Si deve ai paesi che non hanno mantenuto l'impegno di una disciplina fiscale, e quindi la Grecia e quindi l'Italia e quindi la Spagna erano purtroppo i paesi mediterranei a fare brutta figura. E quindi un altro trattato che va sotto il nome di Fiscal Compact, che riprende le stesse regole del trattato di Maastricht e le rende ancora più stringenti, dicendo noi dovremmo calcolare che al di là delle misure eccezionali, nel bene e nel male, abbiamo un certo PIL di riferimento, rispetto a questo PIL i conti pubblici dovrebbero essere in ordine. Quindi diventa ancora più stringente, approfondimenti che potremmo fare magari in altra sede, ma per dirvi che insomma, superata la crisi, i paesi tornano a dire non c'è soluzione alternativa che fare una vera e propria disciplina fiscale e quindi rispettare l'equilibrio di bilancio e questa volta cominciare davvero a ridurre il debito pubblico almeno del 5% all'anno. E in più si crea anche un ufficio di bilancio che deve certificare i conti nazionali di fronte all'Europa, perché nel caso della Grecia era venuto fuori che proprio li avevano falsificati, e questo naturalmente agli occhi di tutti è riprovevole, agli occhi di certi stati di impronta calvinista è imperdonabile.
Ecco, quelli sono i tempi in cui il rapporto fra Italia e Europa, che era stato sempre fortissimo, noi siamo stati i precursori dell'Unione Europea. De Gasperi era considerato uno dei padri fondatori, assieme ad Adenauer, a Spaak, a Schumann, dell'Unione Europea. L'Italia era effettivamente all'avanguardia. Avevamo fatto anche un gesto coraggioso, perché non tutti gli imprenditori italiani erano contenti di andare verso l'Unione Europea, perché temevano di essere fagocitati dagli stati più potenti. Invece abbiamo manifestato una grande capacità di creazione, di creatività, di produttività. Quindi per noi è stata una carta vincente entrare nella Comunità Economica Europea. Quindi per parecchi decenni gli italiani erano gli europei esemplari. Io ho avuto per fortuna anche un'esperienza diretta in un organismo europeo e effettivamente si vedeva che il nostro interesse nazionale coincideva con l'interesse europeo, quindi eravamo tra quelli che tiravano verso l'Europa. Vabbè, tutta questa armonia si interrompe nella fase che stiamo considerando, cioè dopo la crisi dell'euro dal 2012 ad oggi. Perché? Perché le regole sono diventate più stringenti e non ce la facciamo a osservarle. E quindi siamo sempre lì a pietire, no? Dateci la possibilità di derogare rispetto alla regola del deficit, alla regola del debito, perché abbiamo gli investimenti. E va bene, allora l'Unione Europea mette una flessibilità per gli investimenti. Dateci deroghe perché abbiamo fatto le riforme, la flessibilità per le riforme. Dateci spazio perché abbiamo il problema dei migranti, che hanno anche altri paesi, ma questo è un punto a favore dell'Italia, perché noi abbiamo veramente un problema di accoglimento che deve essere condiviso con l'Europa. Quindi un po' di ragione, molti torti, il rapporto si deteriora, fino a che scoppia la pandemia. E la pandemia cambia radicalmente il rapporto politico e psicologico. Perché? Perché una disgrazia mandata dal cielo e non creata con le nostre mani? Perché colpisce innanzitutto l'Italia, la Spagna, non è uniforme all'inizio, poi diventa effettivamente quasi uniforme, ma all'inizio c'è proprio un'ondata più forte per l'Italia. E allora questo genera un istinto di solidarietà che prima non si era mai manifestato. Allora l'Europa in quel momento si riconosce come una federazione e adotta un principio che fino ad allora non aveva mai adottato, aveva sempre rifiutato sdegnosamente, no? Di fare uno sforzo comune, come farebbe uno Stato che vede, no, una regione più colpita da un'altra rispetto a una pandemia, rispetto a un terremoto, a qualsiasi disgrazia non imputabile all'uomo. E quindi decidono di fare un grande programma comune, finanziato da chi può finanziarlo, quindi pagano gli Stati secondo le regole della capacità fiscale. In più l'Europa decide finalmente di presentarsi sul mercato come un'entità autonoma e emettere propri titoli di debito pubblico, raccogliere cioè direttamente dei fondi e poi darli ai paesi che ne hanno più bisogno. Quindi rispetto allo scenario precedente, diffidenza fra Italia ed Europa, l'Europa retta da principi di rigorosa proporzionalità, ricevi in relazione a quanto dai. Poi ci sono naturalmente dei fondi di coesione, dei fondi speciali, insomma, che aiutano le regioni relativamente meno ricche, ma siamo lontani dalla redistribuzione che fa il proprio interno uno Stato nazionale. D'accordo? Quindi rispetto a quello scenario di prima, il nuovo scenario invece è quello di dire no, siamo una comunità coesa, solidale, quindi si crea un fondo comune forte che viene distribuito secondo le necessità. Quindi cambia radicalmente e devo dire che in questo bisogna riconoscere un debito di gratitudine che almeno personalmente sento, l'Angela Merkel, che riesce a convincere il Parlamento europeo, che fino a quel momento era contrario ad allargare la borsa. Era contrario non solo perché
lo considerava contrario ai patti, che comunque vanno osservati, ma perché lo considerava proprio immorale quasi, no? Nel senso di dire, se c'è una persona che non sa mantenere l'equilibrio di bilancio, dargli più credito significa indurlo a come dire, perseverare nell'errore, nel cattivo comportamento. Quindi era proprio una visione che non ci lasciava molto scampo. E di fatto voi sapete che per certi anni ci sono stati anche movimenti sovranisti in Italia, no? Di dire sganciamoci dall'Europa. Con la pandemia cambia radicalmente. C'è veramente un atto di solidarietà e la Merkel è quella che riesce a convincere il Parlamento europeo a cambiare immediatamente, perché poi sono rapidi nelle decisioni, e radicalmente il sentiero di marcia, parlando di una comunità di destino. È un termine che è diventato poi molto citato, Schicksalsgemeinschaft. Noi siamo una comunità di destino, cioè nel bene e nel male siamo uniti. Il concetto che cercavo di illustrare prima, guardando ai grandi players del pianeta, gli Stati Uniti, la Cina, un domani l'India, eccetera, o ci mettiamo insieme o siamo persi. In questo senso il destino ci rende uniti e dobbiamo trarne le conseguenze. Le conseguenze sono queste, che sospendono le regole del fiscal compact, quindi ogni Stato è autorizzato, questa volta sì, è autorizzato a non rispettare la regola del basso deficit e del basso debito, e in più si crea questo grande fondo comune, il Next Generation EU, con importanti novità. È alimentato sia le entrate nazionali, secondo le tradizionali capacità reddituali di Paesi membri, sia da nuove entrate proprie dell'Unione Europea. E le risorse vengono distribuite ai Paesi membri secondo i bisogni. Eccolo qua, 806 miliardi di euro. Sono cifre astronomiche, che alimentano questo Recovery and Resilience Facility a livello europeo di 723 miliardi di euro, di cui grosso modo la metà in sovvenzioni e la metà in prestiti. Cosa vuol dire Recovery and Resilience? Lo sapete perché è stato tradotto tale quale in italiano nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi sono termini che abbiamo proprio preso dal programma europeo. Ripresa è un significato immediatamente comprensibile, vuol dire che rispetto alla congiuntura avversa creata dalla pandemia dobbiamo fare gli sforzi per ritornare a galla. Resilience è qualcosa di diverso. Vuol dire che vogliamo irrobustirci per essere resilienti strutturalmente, cioè per essere capaci un domani che ci siano nuove crisi di combatterle e di superarle. Ecco, questo è il concetto di resilienza, no? Pensate a una tempesta, però l'ecosistema è capace di riformarsi. Allora si dice che è un ecosistema resiliente. Ecco, qualcosa vale anche per le popolazioni, per gli stati, la capacità di affrontare e superare le crisi. Quindi questo è il programma che viene creato in tempi molto rapidi, già nel 21 viene approvato, e che dovrebbe consentire all'Europa di mettere insieme le necessità del momento, le necessità congiunturali con le necessità strutturali. Quindi ci riprendiamo rispetto alla recessione creata dalla pandemia, ma in più facciamo quelle riforme, quegli investimenti che ci consentono di essere forti anche in futuro. E quindi la transizione digitale, e quindi la transizione energetica, la capacità di affrontare i cambiamenti climatici, tutto quello che sapete rappresenta l'insieme dei nodi strutturali che il mondo occidentale, ma in particolare l'Europa, che è l'isola felice, deve affrontare. Quello che sentiamo dei giornali con una siccità che diventa sempre ogni giorno più preoccupante, siamo ancora in inverno, vi dà l'idea di quelli che sono i problemi strutturali che dovremmo affrontare. Allora approfittiamo di questo sforzo comune per sistemare la congiuntura, ripresa, e per puntare ad essere più forti in futuro, la resilienza. Ecco, questo fondo europeo alimenta i fondi nazionali, che saranno fatti parte di debito e parte di credito e parte di sovvenzioni, no? Perché appunto l'Europa ha messo su quel grande programma dicendo una parte di questi denari li diamo
a sussidi, li diamo in regalo, e una parte invece a chi ha bisogno e una parte invece li diamo a prestito. Allora, vedete, la fascia gialla è quella che rappresenta la parte gratis, tanto per intendersi. La Spagna ci supera di pochissimo, quindi praticamente abbiamo Francia e Spagna come paesi privilegiati perché erano i paesi più colpiti dalla pandemia nel 2020. Però c'è una, e poi tutti gli altri seguono a una notevole distanza. Ma c'è una grossa differenza fra Italia e Spagna. Voi vedete che abbiamo questa grande fascia blu. La grande fascia blu è quella del prestito. Abbiamo ottenuto un prestito a condizioni molto vantaggiose, interessi praticamente zero, da ripagare in 30 anni, ma prestito è. E il prestito va restituito. La Spagna non vuole indebitarsi ulteriormente, aveva superato la crisi che l'aveva colpita 10 anni prima e non vuole più indebitarsi tanto. E quindi accetta la parte di sovvenzioni. E quindi questo è un grosso punto interrogativo. Ha fatto bene l'Italia a indebitarsi o era meglio seguire la Spagna e accettare soltanto i regali? E qui naturalmente sentirete opinioni diverse. Io credo che abbia fatto bene a indebitarsi perché noi eravamo rimasti indietro strutturalmente rispetto ai paesi. La posizione relativa dell'Italia rispetto agli altri paesi europei negli ultimi 20 anni è andata diminuendo perché non riusciamo a marciare alla stessa velocità. Abbiamo problemi strutturali, abbiamo leggi che sono vincolanti anziché permissive, abbiamo investimenti carenti, rincorriamo sempre i disastri e non riusciamo a investire per prevenirli. Quindi abbiamo anche la digitalizzazione che è meno diffusa nel paese, il tasso di partecipazione femminile è più basso in Italia che negli altri paesi europei con cui ci misuriamo, il Sud continua ad essere bisognoso di assistenza nonostante siano decenni che si tenta di farlo decollare. Quindi abbiamo problemi strutturali. Questo piano nazionale che mette questa forza d'urto enorme a disposizione dell'Italia, anche se a debito, andava accettata proprio per mettere mano a questa dose massiccia di investimenti e di riforme. Però vi capite che è una scommessa fondamentale, determinante del nostro futuro. Ecco, questo allora è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che viene approvato in Italia, sono 191 miliardi di fonte europea, 30 miliardi li trova il governo Draghi sui fondi nazionali e quindi abbiamo una massa d'urto di 221 miliardi di euro da spendere entro il 20, non da spendere, da spendere presto in maniera da realizzare le cose promesse entro il 2026. Quindi una corsa forsennata, assolutamente nuova per i nostri stili di vita. Gli investimenti in Italia richiedono anni tra approvazione da parte del governo, approvazione poi da parte di tutti gli organi tecnici destinati al controllo, apertura di cantieri. E insomma non siamo riusciti a dotarci degli strumenti, delle regole che ci consentono di marciare alla stessa velocità degli altri. Il senso del Piano Nazionale è questa volta accettiamo la sfida e ci organizziamo. Quindi il Piano Nazionale prevede delle erogazioni graduali secondo i traguardi di tappa che ci prefiguriamo, che ci impegniamo a rispettare e l'Europa controlla che le rispettiamo e ci dà la tranche. Se non le rispettiamo non ce li dà. Finora siamo riusciti a rispettarli, però già si avverte una difficoltà crescente, preoccupante, perché soprattutto i piccoli comuni, che sono la struttura amministrativa dell'Italia, ce la fanno fatica ad avere quelle competenze tecniche e ad avere quei tempi decisionali rapidi che il piano prevede. Quindi ci sono stati anche degli interventi, 1000 assunzioni no, per aiutare i piccoli comuni, ma finora non si sono dimostrate adeguate. Quindi anche qui importanti sono i concetti, le cifre siete autorizzati a dimenticarle dopo 2 minuti. Un grandissimo sforzo, senza precedenti nella storia italiana. Fatto metà di regali, e va bene, ma più di metà di prestiti che dovremo restituire.
Per ottenere questi fondi e per vincere la scommessa che questi fondi implicano, bisognerà fare investimenti ma anche riforme e farli nelle scadenze pattuite. Va bene. Su questo siamo incamminati, finora abbiamo rispettato le scadenze, ma abbiamo rispettato le scadenze perché nella prima fase si tratta di prendere decisioni, nella seconda fase si tratta prevalentemente di eseguire le decisioni, di fare gli investimenti, di attuare le riforme, e su questo c'è un piccolo ritardo già preoccupante. Ecco, questo è lo stato di attuazione. Nel frattempo, ormai con la pandemia siamo abituati a convivere, l'Europa comincia a guardare al futuro e dire vabbè, per il momento abbiamo decretato lo stato di emergenza, si direbbe, no? In Italia, nel senso che abbiamo allentato le regole, gli stati possono fare deficit a volontà senza rispettare il 3%, il debito non è necessario in questi anni che diminuisca. Però in futuro non possiamo andare avanti così, l'emergenza deve chiudersi, dobbiamo tornare a delle regole. E allora qui si discute tra chi dice, beh, le regole le avevamo già, le ripristiniamo, punto e basta, e chi dice no, prendiamo la lezione, se quelle regole avevano creato quei problemi con i paesi mediterranei, in particolare con l'Italia, vuol dire che dobbiamo ripensarci e quindi dobbiamo, questo è il nuovo corso della Commissione europea, dobbiamo cercare di inserire più flessibilità nelle regole nuove che andremo a determinare, in particolare non dicendo questo è il deficit massimo consentito per tutti, questo è il periodo di rientro se il tuo debito è eccessivo, no? Ma cercare di negoziare con i singoli stati dei percorsi di risanamento finanziario che siano credibili. Quindi una flessibilità che per noi sarebbe una boccata di ossigeno, quindi è proprio quello che noi dobbiamo puntare ad avere. Al momento la discussione ancora è molto fluida, nel senso che ci sono autorevoli pareri da una parte o dall'altra. Naturalmente l'Italia spinge perché ci sia questa adozione di nuove regole all'insegna della flessibilità e secondo me ha buone chance per ottenerla. Però una condizione è indispensabile per ottenere questo nuovo corso, quello di ritornare a essere credibili. Ritornare a essere credibili vuol dire qualcosa di molto preciso e di molto importante. Vuol dire, visto che abbiamo accettato la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, rispettare questo piano, riuscire ad attuarlo nelle riforme, negli investimenti, nelle scadenze. Quindi questa è la grande sfida che il nostro Paese deve affrontare e vincere. Grazie. Da lì. Benissimo, grazie dell'assistenza, vedo che siamo pronti per raccogliere domande. Qualcuno che rompe il ghiaccio ci vuole. Curiosità, chiarimenti? È un discorso che già sapevate, già intuivate, o c'è qualcosa che vi ha colpito in quello che vi ho detto? Prego, meno male. Ma se... Se no, questi debiti non vengono risanati, cioè c'è la sicurezza al 100% che tutti i debiti vengano restituiti oppure no? E se non c'è, cosa si fa? Beh, non credo che ci invaderanno per prendersi parte del territorio in pagamento come dopo le guerre mondiali, però chiaramente perderemo di credibilità o verremo considerati il parente povero, insomma, no? Non saremo più sede di sforzi comuni. Quindi
dovremmo accettare, se vogliamo restare in Europa, dovremmo accettare una disciplina così come la Grecia l'ha dovuta subire, sudore e lacrime, per cui insomma aveva mentito ma ha pagato duramente. Quindi è una prospettiva poco allegra, l'impegno l'abbiamo assunto solennemente, certificato da tutti i nostri organi costituzionali, dobbiamo mantenerlo. Dopodiché può anche darsi che siano altri messi male, non siamo mica gli unici in Europa, quindi può darsi che ci sia qualche possibilità di rinegoziazione, però al momento noi dobbiamo dire no, abbiamo assunto l'impegno, questa volta lo dobbiamo rispettare. Io fra le cose che... lei vuol parlare? Prego. Sì, io volevo chiedere se questa crisi economica ha portato anche nuove proposte anche sul piano politico di una unione politica anche più marcata, non so come spiegare. Sì, ottima domanda. Indubbiamente la crisi ha fatto capire che più si è uniti meglio è. Devo dire a questo riguardo che si usa spesso citare uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, ministro francese Jean Monnet, che aveva vaticinato subito dopo la sconfitta della via politica, vi ricordate l'inizio della storia, no? Abbiamo la seconda guerra alle spalle, che ha lasciato decine di milioni di morti, vogliamo fare l'unione politica. La strada si infrange nel 1954 quando non si riesce a creare l'esercito europeo, e però si va avanti attraverso la via economica. E allora Jean Monnet fa la sua profezia, l'Europa non nascerà così all'improvviso, ma nascerà spinta e forgiata dalle crisi. E questa in effetti è una profezia che si è avverata in passato e continua a essere verificata dagli eventi, nel senso che non è un cammino tranquillo, ogni tanto succede la crisi spaventa un po' tutti, però alla fine l'Europa, almeno finora, è riuscita a ritrovare la strada per rimarciare unita e anzi per fare un passo avanti verso l'unificazione. Adesso per esempio si è capito che bisogna puntare a una vera unione bancaria e non soltanto l'unione monetaria, va bene, puntare a una coesione a livello di giurisdizione molto più forte, perché fino a che le banche sono rette da statuti diversi nei vari paesi sarà difficile fare grandi fusioni tra banche europee. E allora anche lì si ripropone il solito problema che no, i colossi americani e cinesi ci trattano come i ragazzini a mensa, insomma, no? Voglio dire, non siamo a livello competitivo. Quindi la crisi ha generato questo desiderio di andare avanti più forte e devo dire che questo programma finalmente di solidarietà europea, grosso modo ognuno dà secondo le proprie capacità, ognuno riceve secondo i bisogni, dovrebbe creare una coesione sociale più spinta. Quindi si comincia a parlare proprio di una azione europea in campo sociale. Prima la parte sociale era in qualche maniera anche compito dell'Europa, ma veramente in termini minimali, era un compito nazionale, gli stati sono molto gelosi, no, delle proprie regole per quanto riguarda il benessere collettivo, quindi le regole assistenziali, previdenziali, sanitarie e quant'altro. La Gran Bretagna è uscita proprio perché diceva no, io ho regole mie e non voglio sottostare alle regole europee in questo campo. Quindi con questa grande crisi generata dalla pandemia e con questo sforzo di solidarietà si sono poste le basi per avere invece anche un'azione europea in campo fiscale, in campo di spesa pubblica.
le donne in Italia lavorano di più o di meno rispetto a quella che è la media europea? Di più o di meno? Di più? Qualcuno sostiene di meno? Allora, se uno pensa naturalmente al lavoro della madre casalinga, non lavoriamo di meno di sicuro. Però io mi riferisco a quello che è il mercato del lavoro ufficiale, cioè quante donne no sono nel mercato del lavoro ufficiale. E questo è chiamato il tasso di partecipazione femminile. Questo è fortemente inferiore in Italia rispetto alla media, fortemente inferiore. Ed è una delle cose che dobbiamo superare. E naturalmente per superarlo non ci sono più tante remore psicologiche che c'erano una volta, adesso ci sono remore concrete. Bisogna approntare servizi che aiutino la famiglia, perché se non ci sono servizi non si fanno figli, e quando si fanno figli le donne restano a casa, qualche volta resta a casa l'uomo, ma insomma siamo ancora in una società in cui in stragrande maggioranza è la donna che mantiene il compito di mandare avanti la famiglia. Quindi se vogliamo aumentare la produttività del nostro sistema attraverso una maggiore partecipazione alle donne, cosa che può essere vista anche in termini di pari opportunità, non soltanto di convenienza collettiva, ma anche di pari opportunità a livello individuale. Se vogliamo farlo bisogna creare più servizi. Il piano nazionale prevede anche uno sforzo notevole nel settore dell'inclusione sociale per consentire appunto di uscire. Avete sentito anche, a volte magari esagerando, perché avete sentito gli asili nido nel meridione che non sono stati tutti accettati dai comuni, che sono spaventati dai costi di gestione che dovranno affrontare, mentre la domanda sociale è ancora bassa. Perché naturalmente lì si entra nella vera e propria politica con la P maiuscola, bisogna avere ben chiari come sono i sentieri di sviluppo di una società. Quindi se non date più occasioni di lavoro, la donna non va a lavorare, se non va a lavorare è inutile mandare il figlio all'asilo nido, almeno risparmia la retta e se lo cura in casa. Quindi bisogna calibrare bene tutte le mosse, però il concetto è questo, insomma. Noi abbiamo una delle debolezze strutturali nella minore partecipazione della donna al mercato del lavoro, che è indubbiamente più alta rispetto al passato, quindi siamo andati avanti, non siamo andati indietro per fortuna nella storia, ma non siamo andati avanti con la stessa velocità degli altri paesi. Prego. Allora, sì. Allora adesso non vorrei dire una cavolata, però ho sempre sentito dire che dal cambio dalla lira all'euro il valore d'acquisto della moneta è calato. Allora volevo chiedere se è vero e perché. Se è vero. È una fake news. Ah, ecco. Allora, l'Europa, prima di fare la moneta unica, aveva cercato di creare dei sistemi di cambio fissi, si dice. Cioè impegniamoci a mantenere di per sé il cambio, può essere lasciato libero. Giorno per giorno si determinano domanda e offerta sui mercati finanziari internazionali. Invece, diciamo, siccome la moneta in definitiva è gestita dalle autorità pubbliche, no? C'è una banca centrale in ogni paese, vediamo di concordare che i cambi rimangano fissi, perché questo facilita gli scambi. E quindi abbiamo creato lo SME, il sistema monetario europeo, il serpente europeo, un sistema di cambi fissi, che non ha retto, e noi a un certo punto siamo stati costretti a uscirne perché non riuscivamo ad avere la disciplina, insomma, che avevamo promesso di osservare. E quindi facevamo più svalutazioni, a un certo punto non ce la facevamo a mantenere quel cambio fisso che ci eravamo impegnati a fare. Quindi ci sono stati momenti di allentamento, ecco perché alla fine, no, i paesi hanno deciso, creiamo la moneta unica, sottraiamo la moneta alle autorità nazionali, la conferiamo a un istituto europeo che è la Banca Centrale Europea e festa finita. Nel momento in cui si è deciso di fare questo, la moneta unica, i rapporti tra moneta nazionale che andava scomparendo e nuova moneta, l'euro, sono stati fissati sulla base delle rilevazioni statistiche sul passato. Il marco valeva circa 1000 euro, va bene, 1000 lire, la lira adesso valeva
cioè 1936,27 per un euro, va bene, quindi grosso modo insomma 2000 lire per un euro. E quindi con 2000 lire compravo due marchi e il marco ha avuto il cambio da 1 a 2. Voglio dire, sono stati rispettati i rapporti di forza che esistevano. Però è vero che dopo l'euro c'è stata una fiammata di crescita dei prezzi, soprattutto nei beni che interessano le famiglie, il bar, il ristorante, i generi alimentari. Perché? Perché non c'è stato abbastanza accompagnamento psicologico nel cambio. E quindi ci si è trovati di fronte a quello che in economia si chiama l'illusione monetaria, cioè una cattiva rappresentazione dei valori reali in gioco. Sembrava che fossimo diventati tutti più ricchi di ieri. Esempio banale, ma credo illuminante. Le 1000 lire erano rappresentate da un biglietto di 1000 lire. E una mancia da 1000 lire in un ristorante era una signora mancia. Il giorno dopo arriva l'euro, quanto valgono 1000 lire in termini di euro? 50 centesimi. 50 centesimi sono rappresentati da un biglietto, no? Sono rappresentati da una monetina. Vuoi lasciare la monetina? Che figura fai? Allora, le 50 centesimi vengono subito sprezzati rispetto alle 1000 lire che pure ne rappresentavano il correlato concreto, preciso. Quindi ecco che si largheggia. I ristoratori naturalmente cavalcano questa ondata di illusione monetaria e praticamente si dice hanno fatto il cambio di 1000 lire con un euro anziché 2000 lire con un euro. Quindi c'è stata questa fiammata di prezzi che è stata sentita dalle famiglie e che ha comportato un innalzamento da cui non si è più tornati indietro di tutti i prezzi di una vasta gamma di beni e servizi. Però, ripeto, non è stato il motivo una cattiva valutazione del valore della lira nel momento in cui siamo entrati nell'euro. Quello lì, pensate, avevamo come ministro del Tesoro Ciampi, che era la persona di maggiore prestigio internazionale in campo finanziario. Quindi questo per dire che insomma non si sarebbe fatto mettere i piedi in testa da nessuno e ha semplicemente riconosciuto che quello era il cambio corretto, così come era il cambio corretto tra marco e euro e tra franco e euro, insomma, no? Sulla base di tutta quella che era stata la storia pregressa. Bene, la signora. Allora, funziona? Ok, sì. E come abbiamo capito, anche lei ha detto, l'unione monetaria è stata una mossa vincente in generale per tutta l'Unione Europea e soprattutto per l'Italia. E poi ha detto che il prossimo step sarà l'unione bancaria. E non ho capito se è molto conveniente per noi come Stato, ma anche come Unione Europea, unirci in vari aspetti, in vari ambiti, come quello economico e successivamente anche quello politico. Non capisco perché non venga subito fatto, cioè non capisco perché alla fine va bene che ci sono tutti i movimenti sovranisti degli Stati, eccetera, che comunque vogliono mantenere la propria indipendenza, ma non ho capito perché, se è così conveniente, non venga subito adottato questo sistema, che per me è valido, cioè non so, dopo se sia vero, però. Bellissima domanda. Perché abbiamo fatto le guerre, perché succedono le crisi, quando chiaramente la strada è quella di andare in pace, convivere, aiutarci a crescere tutti insieme, saremo tutti più felici. Purtroppo ecco, ci sono resistenze fortissime nei poteri costituiti, a volte anche in buona fede, perché naturalmente ogni avanzamento sulla strada dell'Unione Europea significa abbandonare istituzioni nazionali collaudate per affidarsi a una nuova istituzione. Come sarà questa istituzione? Come la creeranno? Quindi ci sono molte diffidenze e devo dire, dobbiamo dircelo tra di noi queste cose, le diffidenze sono maggiori in altri paesi per via dell'Italia, no? Diffidenze dell'Italia per via degli altri paesi. Quindi la domanda ha molto senso, ma la risposta è quella che ci dà la storia in ogni momento.
abbiamo idea in astratto di quale sarebbe la strada da seguire, concretamente abbiamo tanti di quei vincoli, di quelle resistenze, di quegli interessi contrapposti che non riusciamo a seguirla. E ci vuole appunto il convincimento delle crisi, dei drammi, delle emergenze per riuscire a fare il passo avanti, secondo la profezia appunto di Jean Monnet. Adesso le banche europee, se vogliono sopravvivere, se no prima o dopo leggeremo che sono state fagocitate o da una banca cinese o da una banca americana, insomma, dovranno unirsi, ma per unirsi devono trovare un terreno comune. Quindi per dire la garanzia dei depositi uniformata, i problemi di come reagire alle crisi, di come fare i fallimenti, insomma è tutto un terreno di istituzioni giuridiche che va livellato prima di passare alla fusione. E secondo lei, a livello, cioè il PNRR avrà effetti positivi o negativi sul nostro stato sociale attuale? Beh, sulla carta effetti positivi, sia diretti, perché appunto c'è un capitolo importante di riforme e di interventi sociali, sia indiretti perché se cresciamo grazie al Piano Nazionale di Ripresa e di Resistenza ci sarà una torta maggiore e quindi anche la parte dedicabile alla socialità dovrebbe essere maggiore, su questo non c'è dubbio. No, intervenire sui problemi sociali significa in parte cambiare i meccanismi di mercato, ma in buona parte significa redistribuzione, bisogna prendere una parte e dare un'altra. Se la torta aumenta, grazie alla nostra maggiore capacità produttiva legata al piano nazionale, allora anche la parte per la redistribuzione sarà più ampia. Quindi io penso che proprio anche per l'aspetto sociale bisogna vincere questa sfida. Dopodiché, grazie anche di questa domanda che mi consente di fare una parentesi, uno dei problemi più importanti delle società occidentali, non siamo soltanto noi italiani stavolta, anzi, delle società occidentali è la crescita delle disuguaglianze assieme alla crescita della ricchezza. Per alcuni decenni, dalla fine della seconda guerra mondiale fino a circa il 1980, noi abbiamo avuto il periodo d'oro del capitalismo mondiale, che si dimostrava molto più forte del sistema collettivistico, il sistema sovietico. Voi sapete, non è morto per una guerra persa, è morto per un collasso interno, perché c'erano situazioni di reddito pro capite neanche paragonabili a quelle che nel frattempo erano cresciute in Occidente. Quindi si è visto che insomma questa programmazione dall'alto non funziona, bisogna fare conto, come già diceva Adam Smith nella Ricchezza delle Nazioni, nel 1776 bisogna far leva sugli egoismi e la creatività dell'individuo che appunto attraverso anche l'egoismo però manda avanti le cose. Ecco, questo allora vi dicevo ha avuto, era in dubbio la capacità del libero mercato di promuovere progresso più velocemente e quindi di avere crescita economica più forte. Il fascino di quel periodo che va sotto in Europa sotto il nome appunto del periodo del welfare state tra il 1950 e il 1980 è che non soltanto i sistemi economici creavano più ricchezza ma riuscivano a ridurre le disuguaglianze. Poi negli ultimi 30 anni invece si è visto che la ricchezza continua a crescere ma le disuguaglianze hanno ripreso a crescere e questo è angosciante. Questo è angosciante perché naturalmente, come dice Papa Francesco, in più occasioni ci sono differenze intollerabili. E intollerabile è un termine, non so che effetto faccia su di voi, ma pesante. Intollerabile vuol dire che non si può tollerare, che bisogna rivoltarsi. Quindi l'Occidente deve trovare, e questa sarà una grande sfida, che però di nuovo è più affrontabile, è più facilmente affrontabile uniti che non divisi, di riuscire a vincere questa dinamica. E anche lì, devo dire, un po' di sveglia è suonata e io vedo
nel piano stesso dei programmi corretti, non soltanto assistenziali, perché l'assistenza ripara, riduce le disuguaglianze in questo momento, no? Ma non riduce le disuguaglianze come fenomeno strutturale. Allora, per esempio, si è impegnati adesso in Italia, parte una grande campagna per la digitalizzazione. Se riusciamo a diffondere veramente, no, la digitalizzazione, allora tanti come dire, segmenti di popolazione che rischiano di essere emarginati tornano pienamente nei processi produttivi. Quindi bisogna darsi da fare per il welfare, deve essere ripensato in termini, proprio una fondazione padovana ha introdotto questo termine che adesso è di uso comune, il welfare generativo, cioè non soltanto, vi ricordate la vecchia storia, no? Non dare il pesce a chi ha fame, dai la canna da pesca perché prende il pesce. Quindi il welfare generativo significa, no, dare una mano a chi ha bisogno, ma metterlo in grado di non avere più bisogno domani. Quindi ci sono questi programmi. Adesso si tratta, come al solito, noi a parole e a programmi siamo bravi, ma adesso si tratta di eseguirli. Ma torniamo sempre al punto di partenza. Abbiamo accettato una grande sfida, se la realizziamo torniamo veramente a essere al pari degli altri, capaci di marciare alla stessa velocità, altrimenti non è che moriamo di fame altrimenti, ma restiamo relegati un po' alla periferia dell'Unione. Non so se ho risposto. Una domanda molto breve. Prima si è riferito al modello sovietico, appunto, che aveva, diciamo, un'unità centrale che, tra virgolette, controllava. Ma l'Europa non sta seguendo un modello simile? Non sta cercando di instaurare un modello simile, ovvero togliere potere alle autorità nazionali per instaurarne una più europea? Sì, quando io parlo di Stato centralistico nell'Unione Sovietica parlo del rapporto fra Stato e mercato, quindi fa parte proprio dei fondamenti della dottrina marxiana, no? Di non avere l'accumulazione di mezzi di produzione in mani private, quindi il privato può spendere come vuole, ma deve produrre all'interno di strutture produttive pubbliche. Quindi i kolkhoz in campo agricolo, no? Le grandi fattorie collettive e le fabbriche collettive. Allora, questo sulla carta aveva anche un fascino, quindi insomma, ricordiamoci che il marxismo ha rappresentato il più grande esperimento sociale nella storia dell'umanità, e con i suoi fedeli, i suoi martiri. Però alla prova dei fatti è franato. E devo dire, lasciatemi fare, ma un omaggio a Mazzini, ecco, io sono socio della Mazziniana, ovviamente, e tra le cose che mi hanno più affascinato di Mazzini era la paginetta in cui prendeva posizione contro le dottrine marxiste. Voi sapete com'era la situazione nell'Ottocento, no? Il continente era in mano a despoti, tutti quelli che avevano qualche idea libertaria o socialista erano andati esuli o in Svizzera o in Inghilterra. In Inghilterra si trovavano Marx, si trovavano Mazzini, si trovavano Engels, insomma tutta quella che era l'intelligenza che poi è alla base della nuova Europa. Marx era molto dotto e ha scritto, sapete, libri enormi, Il Capitale, eccetera. E un po' disprezzava quegli altri che considerava i socialisti utopisti, brave persone ma senza fondamento teorico solido, no? E quindi lui predicava la sua dottrina che fa sotto il nome di materialismo storico. A un certo punto l'economia di mercato genera disuguaglianze crescenti, da un lato i capitalisti, no, il pesce grosso che mangia il piccolo, che diventeranno sempre più potenti, dall'altro lato masse di lavoratori sempre più povere, quindi l'idea proprio di una umanità, come dire, estremizzata, un mondo di monopoli e un proletariato che nulla ha se non da spezzare le sue catene, fino a che scoppia la rivoluzione che crea lo Stato socialista, passando attraverso la dittatura del proletariato, eccetera, eccetera. Allora, questa
Marx la vedeva come una legge della storia, materialismo storico. La rivoluzione era doverosa perché credeva, ma come una accelerazione della storia. Perché la storia sarebbe andata avanti magari, no, più lentamente, più sanguinosamente, ma per la sua strada. E Mazzini contrappone, che non era il dotto economista che era Marx, però ha dimostrato una capacità straordinaria, ancora oggi affascinante, di leggere nel cuore degli uomini, di dire guardate che quello che volete costruire, sia pure con le buone intenzioni ovviamente, è una società di castori in cui ognuno avrà determinato il suo ruolo, gli sarà impedito di darsi da fare per migliorare la situazione sua e della famiglia, avere il gusto della creatività, della produttività. Questo è un mondo da castori, non da uomini. Per imporlo, ecco il passaggio, avrete bisogno di una classe, no, di controllori che accumuleranno un enorme potere e una volta che avranno questo potere non lo cederanno più, per cui, parola di Mazzini, non potrà che finire in una terribile tirannia. Ecco, io trovo fantastico, proprio il rovesciamento del materialismo storico di Marx, dicendo proprio la storia mi dice che potrei partire con le migliori intenzioni, ma alla fine ti troverei a dover creare una dittatura per riuscire a tenere la gente con regole da castori e non da uomini. E questo naturalmente si è verificato con la dittatura staliniana e con il collasso economico all'interno. Quindi da questo punto di vista non abbiamo nessuna paura che l'Europa abbandoni il modello dell'economia sociale di mercato. Quello che l'Europa sta facendo è la sostituzione di autorità federali e di competenze federali a autorità nazionali e competenze nazionali. È un modo diverso di organizzare la nostra vita collettiva, ma il rapporto fra Stato ed economia rimane ancora il principio che avevo letto, no? Economia sociale di mercato. Sarete stanchi, però è un piacere per me essere interpellato, quindi se c'è ancora qualche domanda, eccola lì. Buongiorno, volevo chiederle se secondo lei in un futuro prossimo si arriverà a un crollo comunque delle monete fiat e quindi si arriverà alla digitalizzazione delle altre monete. Monete? Cosa ha detto? Fiat? Quelle blockchain? Sì, sì, qua? No, se secondo lei delle monete istituzionali crolleranno? No, no, la moneta... Allora, pensavo mi volessi interrogare su un argomento che conosco poco, insomma, no? Quello delle valute create attraverso le catene di transazione, le blockchain, eccetera, bitcoin, tutte queste robe qua, da cui tenetevi lontani. Perché capisco il fascino del nuovo, ma guardate che andate a rischiare parecchio. Invece per quanto riguarda la moneta è già in corso questa rivoluzione, per cui insomma si va verso la digitalizzazione. Si sta studiando a livello di banche centrali proprio il passaggio alla moneta digitale tout court, ma non so quanto tempo, non è che nessuno anche abbia fretta, perché questi sono processi da lasciare anche andare al loro corso naturale, no? Ormai io vedo che i miei prelievi di contanti dal bancomat sono diventati sempre più rari perché uso sempre più il bancomat, no? È un grande vantaggio, fino a 50 euro non occorre neanche star lì a battere niente, basta passare la scheda. Quindi mi ricordo Prodi che raccontava che in Cina non ci sono molti mendicanti perché non fanno parte del sistema, però ci sono e hanno la loro tessera su cui uno può versare qualche po' di moneta. Quindi voglio dire, è un percorso già avviato, quello della crescente sostituzione di strumenti digitali a strumenti cartacei, a strumenti fisici, che proseguirà, per cui insomma io prevedo che alla fine il bancomat andrà bene strisciarlo anziché battere il PIN anche per 100 euro e poi sarà fino a 200 euro, cioè sono questi processi che avanzano tranquillamente senza neanche scossoni. Quindi questa è la mia. Quindi arriveremo un giorno, non so dire quando, alla moneta digitale. Come la moneta nella storia ha sostituito l'oro, no? Perché una volta le transazioni si facevano proprio in termini di monete che avevano valore intrinseco. E poi naturalmente uno ha detto, ma insomma, perché
dobbiamo portarci dietro il sacchettino di monete, no? Con valore intrinseco. Sostituiamo con carta, che è garantita comunque da un'autorità centrale, e abbiamo visto che il sistema funziona lo stesso. Quindi perché portarci dietro, no, i biglietti o le monetine di euro? Abbiamo il Bancomat con cui facciamo tutto. Ecco, prego, professore. Grazie mille per la lezione, veramente un enorme grazie. E se potrebbe andare un po' più nel dettaglio quando parla appunto di problemi strutturali dell'Italia, magari, perché appunto li possiamo conoscere in maniera astratta, però magari farci alcuni esempi sarebbe utile anche per i ragazzi probabilmente. E una seconda cosa invece, appunto guardando le date di scadenza del PNRR, insomma, mi è venuto da pensare se non ci sia un po' però il rischio che la politica segua l'economia in un certo senso, e quindi se la capacità di manovra dei singoli stati, prima di tutto, e poi anche dell'Unione Europea in generale, non sia sempre a inseguire l'economia. Ecco, questo mi ammetto che mi spaventa un po', ecco, solo questo. Sì, per quanto riguarda il primo, beh, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Io ho nominato un dato molto importante, che è la partecipazione al lavoro, no, delle donne. E quello è un dato strutturale che è stato preso di mira dal PNRR. Anche le fondazioni di origine bancaria, avete sentito che io lavoro nella fondazione della Cassa del Risparmio di Padova e Rovigo, hanno proprio stipulato con il ministero competente, allora c'era il ministro Colao, un patto per diffondere la digitalizzazione. Ecco, questo è uno. L'altro è quello dell'ambiente. Naturalmente noi siamo sempre, ripeto, a riparare i danni, mentre invece tutti sappiamo, la domanda che mi aveva fatto la signorina prima, no? Tutti sappiamo in teoria che conviene prevenire anziché, però continuiamo per varie resistenze a intervenire dopo, a maggiori costi, oltre ai costi umani naturalmente delle vittime, anziché intervenire prima. Ecco, questo dovrebbe cambiare. E poi un altro filone molto importante è quello dei rapporti tra mondo produttivo e mondo assistenziale e mondo assistito, no? Lì ci sono stati esperimenti anche in buona fede, che però vanno aggiustati. Il reddito di cittadinanza si rifà un'idea diffusa, insomma, di avere un minimo garantito nella società, però come viene attuato e qual è la strada per rimettere nel mondo del lavoro le persone che oggi sono assistite? E lì abbiamo invece toppato, insomma, non c'è stato successo. Ecco, questo direi è un altro dato strutturale. E poi quello della transizione ecologica. Non siamo messi male rispetto agli altri paesi, nel senso che lo sforzo che ha fatto l'Italia per andare verso le energie rinnovabili è stato forte e ha segnato degli avanzamenti, però noi abbiamo una debolezza strutturale perché non abbiamo il nucleare francese, abbiamo più dipendenza dalle fonti fossili che importiamo, quindi lo sforzo che a noi è richiesto è maggiore, e di questo c'è consapevolezza. Per un certo periodo col governo Draghi, no, c'era al ministero Cingolani, che è uno scienziato di prima forza, che quindi ha avviato questa strada della riconversione energetica del paese, ma quello è un dato strutturale che ci farà compagnia per parecchio tempo, insomma, no? Il problema della salvaguardia ambientale, quindi ne abbiamo di cose che proprio denotano nodi strutturali, non sono legati alla pandemia, le avevamo, adesso semmai ne siamo più consapevoli, e sulla base di questa maggiore consapevolezza vediamo di aggredirli. Circa l'altro fattore che invece lei mi diceva, a livello europeo non è che ci condanniamo a mandare avanti l'economia e la politica che segue, ma devo dire, io sono un convinto europeista, anche perché mazziniano, e quindi sarei felicissimo che la politica sopravanzasse, però finora appunto nella storia è successo questo, la politica non è riuscita a fare i passi avanti e quindi la politica per fortuna è andata avanti trascinando. I passaggi politici sono stati, io naturalmente li ho messi per necessità di tempo, ma il Parlamento europeo, vi diceva, è diventato codecisore assieme al Consiglio, no, al Consiglio europeo fatto dai capi di Stato e di Governo. Abbiamo adesso un rappresentante
della politica estera, un rappresentante, abbiamo stipulato o no anche il patto di Schengen, patti di libera circolazione, patti nel campo della giustizia, della polizia, eccetera. Quindi le strutture politiche avanzano, ma non riescono a fare il salto che sarebbe necessario per dire la politica sopravanza, si fa la Federazione Europea ha il suo Parlamento, la sua Costituzione. Su questo dobbiamo e soprattutto dovete lavorare, perché io non arriverò in tempo a vederla, ma spero che voi sì, siate attori oltre che osservatori di questo fenomeno, che sarà appunto la salvezza dell'Europa, che altrimenti non morirà di fame, ma languirà, perderà potere relativo nel pianeta. Lasciatemi finire con un ricordo che viene spesso citato dagli storici, anche da Einaudi, da Prodi, eccetera. L'Italia nel Cinquecento era veramente caput mundi. Nel campo delle manifatture, dei trasporti, non c'era paese che potesse competere, meno che mai nel campo finanziario. No, i Medici, i veneziani erano i grandi prestatori europei. Quindi, a livello, ricostruendo un po' le situazioni economiche, la Repubblica Veneta, assieme alle Fiandre, era la zona più ricca d'Europa. Il reddito pro capite dell'Italia era decisamente, ma decisamente superiore a quello della Francia, a quello della Germania. Poi cosa succede? Portatevi ai tempi di Mazzini, all'inizio dell'Ottocento. L'Italia era niente, era niente. Chi si ricorda la seconda strofa dell'inno nazionale? La prima la cantiamo tutti, la seconda, che invece bisognerebbe cantare, secondo me. Come dice? Bravo, bravo, bravo. Allora, voi capite l'inno nazionale che confessa, no, una cosa così mortificante: noi siamo da secoli calpesti e derisi. Ecco, questo era successo. L'Italia era diventata un'espressione geografica dominata da despoti stranieri. Perché? Perché non aveva saputo cogliere la sfida delle rotte oceaniche. L'Atlantico aveva superato il Mediterraneo come mare di scambi. Gli altri stati si erano unificati, quindi abbiamo, no, le grandi monarchie nazionali nell'Inghilterra, nella Francia, nella Germania, nella Spagna, e noi siamo rimasti invece tanti staterelli divisi, e come tanti staterelli divisi siamo arrivati all'Ottocento, che eravamo ancora tutti in vita e magari anche gente allegra, però eravamo appunto niente rispetto al resto dell'Europa, che veniva qui a fare le guerre, a conquistare territori e quant'altro, fino a che non c'è stato il Risorgimento. Risorgimento è anche un altro termine importante su cui vi invito a riflettere, perché altrove, pensate per esempio 1848-1849, cosa succede? Perché si dice, ancora adesso si usa nella lingua italiana, no? È successo un 48. Cosa è successo nel 48? I moti. Rivoluzionari, tra cui Padova, 8 febbraio 1848, no? Contro gli austriaci. Ecco, allora quello è stato un periodo fantastico, la primavera dei popoli, si diceva, no? Sembrava che il dispotismo... Voi sapete grosso modo i grandi capitoli della storia, no? Rivoluzione francese, periodo napoleonico, poi torna il dispotismo col congresso di Vienna. Nel 1848-49 si cerca di rovesciare questo sistema di stati assolutistici, però frana, una bellissima rivoluzione che però nel giro di 2 anni frana. L'ultimo baluardo è la Repubblica di San Marco, di Daniele Manin, agosto 1849, quindi riesce a sopravvivere, però... Un paio d'anni dopo era tornata calma piatta sotto appunto il dispotismo restaurato da Roma. Allora, nel 1848 noi siamo tra i protagonisti in Europa di queste rivolte popolari. Perché? Perché nel frattempo appunto c'era stato, attraverso il lavoro soprattutto di Mazzini, ma anche di tanti altri, questo risveglio. Quindi in Italia, mentre altrove si parla di rivoluzioni liberali, da noi si parla di risorgimento, è vero?
questo è il termine che avete tutti in testa. Risorgimento è peculiare dell'Italia ed è un termine appropriato, perché a differenza degli altri che facevano la rivoluzione liberale, noi si trattava proprio di ritornare alla vita, di risorgere come nazione, di sentirci ancora coesi e capaci di pretendere di avere il nostro territorio da governare con forze nazionali e non con servitù straniere. Quindi è qualcosa su cui meditare, perché un po' si riproduce la storia che vi ho cercato di riassumere in questo momento anche nel nuovo scenario. Se l'Europa non si unisce, succederà come è successo agli staterelli italiani dopo il Cinquecento. Non moriremo di fame, ma saremo sempre più emarginati. Quindi non c'è dubbio che la politica deve a un certo punto diventare pienamente padrona di se stessa e prendere il sopravvento sull'economia. E questo è il vostro compito. Ok, credo che sia ora di chiudere. Grazie.